Adesso in questo momento, mentre tu dicevi questa baggianata, guardandoti, pur conoscendoti da tanti anni, guardandoti negli occhi, io finalmente ho capito dopo tanti anni, Franco, perché tu hai gli occhi azzurri. Perché? Perché hai il cervello alla quattro. E come mai tu li hai marroni? Senti, per cortesia, per cortesia. Un disastro con gli animali di casa. Sono uscito stamattina a comprare un deodorante per i piedi. Perché? C'ho il 1000 piedi che gliene puzzano più di 600. E già che c'erano fuori, ho comprato anche un rossetto per il mio cane. Un rossetto, sì, per il tuo cane? Perché che cane hai? Ho un labrador. Per favore, le strade di campagna. Io stesso una volta ho visto una cervottana rivolgersi a un cervo maschio. Gli ha fatto vedere le cosce. Gli ha detto: guarda, questa si chiama Pasquale, questa si chiama Natale. E allora? Vieni a trovarmi tra le feste. C'era una volta un tasso ubriacone che ormai tutti chiamavano il tasso alcolico, il quale tutte le sere nel tornare a casa andava a sbattere contro una pianta, l'acero, che ormai tutti chiamavano l'acero contuso. Stordito il poverino arrivava nel vialetto di fronte a casa e qui tutte le sere si fermava perché vedeva la moglie che lo stava aspettando appoggiata alla finestra. E era qua che tutte le sere il povero tasso si fermava e pensava: che sfiga però tornare a casa e tutte le sere trovare la tassa sulle imposte. Beh, questa è carina, questa è un bel saluto. Affari di famiglia. Le mie due figlie hanno sposato due salumieri, ora ho due generi alimentari. Non ce la faccio più. Non ce la fai? Fra l'altro non riesco nemmeno a mettere i mobili in salotto. Perché? Perché non ho il permesso di soggiorno. Cinture di sicurezza. Uscite posteriori. Uscite laterali. Uscite anteriori. Per la Manciuria. E io che pensavo che fosse una ragazza siria. L'arrabbio saudita che mi è venuta. Preso dall'Iraq, ho fatto le valigie e mi sono detto: basta, questa vacanza mi è costata un Ohio. Questa volta sì, ho preso la stoccarda, ma Giamaica, che ci casco un'altra volta. È stata una vacanza d'Egitto, un amore del Cairo. Mi sono rotto le Baleari e Buenos Aires. Candida. Dario. Allora, lei si chiama Dario e viene da Rio. Se lei si chiama Dario, da Rio. Sì, sì, ma non Rio Centro. Cosa? Rio Mare. Signor Dario, stia molto attento, è una domanda filosofica che riguarda la natura umana nel profondo. Signor Dario, voglio sapere da lei sì, perché le scoregge puzzano. Per i sordi. Bravissimo, applauso. Bravissimo. Grazie. Ciao, cari onori. Ciao. Buon anno. Villa. Franco Rossi. Ciao, grazie.